Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo video sui preferiti del periodo. Era tanto che non facevo questa tipologia di video, però dopo aver fatto mercoledì, se non l'avete visto, corretelo a vedere, ve lo lascio qua sopra. I prodotti che ho usato di meno, che ho comprato e non ho mai usato, ho deciso di fare anche questa tipologia di video che è davvero tanto che non faccio, in realtà mi manca e ho qualche prodottino da farvi vedere. Ho selezionato le cose che davvero sto usando sempre, sempre. Quindi, tranne una è un po' particolare, poi lo capirete perché. E quindi niente, cominciamo subito, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video. Ultimamente sto facendo più o meno sempre quando riesco, sto facendo uscire due video alla settimana, uno il mercoledì e uno il sabato, sempre alle 14, quindi rimanete connessi. Partiamo dal primo prodotto scoperta, mega scoperta nell'anno, che è questo qui. Questo siero l'ho trovato all'interno del calendario dell'avvento di Sephora ed è il siero appunto di Sephora alla vitamina C più E Ultra Glow Serum. Quindi è un siero super idratante, illuminante, tutto quello che volete. Io lo amo, soprattutto da mettere sotto il trucco come primer. Vi lascia la pelle bella idratata, soprattutto adesso che stiamo andando verso l'inverno, quindi al freddo la pelle è un po' più secca a prescindere. E in più lascia quello strato appiccicaticcio che fa attaccare benissimo il fondotinta, tutti i prodotti che andate a mettergli sopra, anche se non mettete fondotinta. Quindi io lo straamo. Costa mi sembra 20 euro, quindi neanche tanto. Io lo proverei. Direi a questo punto di andare avanti sulla skincare e passiamo a un'altra cosa trovata nel calendario dell'avvento, che ormai ho praticamente già finito, che è il detergente di Fresh. Questo è quello alla soia. È buonissimo, raga, buonissimo. L'unica cosa che non mi piace è il prezzo. Oh, dove è finito il microfono? Spero mi abbiate sentito decentemente fino adesso perché il microfono si era catapultato. Comunque, in ogni caso, davvero l'unica cosa brutta di questo prodotto è il prezzo, per il resto io lo amo. Vorrei provare anche gli altri prodotti alla rosa, sempre di Fresh. Quindi top. Non ha un profumo, cioè secondo me è veramente sa solo di quello che c'è dentro perché non ha un grande odore, comunque top. Il mio contorno occhi preferito è di Kiehl's. Io, cioè, è inutile che dico che amo tutto questo perché sono i miei preferiti, però davvero li amo. Questo l'ho ricomprato dopo aver provato due mini sites. Ho detto no. Cioè, lo voglio. Costa 25 euro, quindi anche questo non è a buon mercato. Sono 15 ml, però dura, cioè alla fine è un contorno occhi. Questo che era nel calendario dell'avvento tutto, però sono 50 ml, mi è finito in neanche un mese. Mentre questo qui dura tantissimo. Trovo che applicandolo con regolarità, ok, a volte non mi strucco proprio io la sera, non si fa, lo so benissimo, però a volte non ho voglia e non lo faccio e quindi non lo uso. Però quando seguo dei periodi costanti di skincare vedo che veramente dà dei risultati sulle mie occhiaie, quindi top. E della stessa linea di Kiehl's lo struccante. Questo è l'olio struccante, ha un odore buonissimo. Secondo me i prodotti Kiehl's hanno degli odori veramente top. Sanno di natura, non lo so, di oli essenziali, tutte queste cose. Quindi per me è buonissimo. Proprio sono gli odori che mi piacciono un sacco per andare a struccarmi tutte queste cose. Non so, mi danno quel non so che di naturale, top bomba. E quindi mi piacciono un sacco. Strucca molto bene. Fa fatica magari sul mascara, dovete andare a sciacquare un po' di volte, ma sinceramente non ho mai trovato uno struccante. Ho provato i burri sia di Clinique che quello di, com'è che si chiama? Ho un vuoto, di Mulac, lo strucca tutto,
Rotto, mi sembra si chiami, di Diego Dalla Palma. Ho provato un po' di struccanti e tutti, comunque poi sempre meglio andare con un detergente a finire di pulire. E infatti io ne ho abbinato, non so, quello lì di Fresh, la combo è top, cioè la mia pelle è veramente pulita dopo. E ora passiamo al make-up. Partiamo da quella cosa, tra virgolette, strana che vi dicevo, che è un campioncino. E io mi sono innamorata però, ed è un fondotinta. Io l'avevo già provato l'anno scorso, poco prima dell'inizio del caldo, quindi poco prima che ci chiudessero in casa, mi aveva dato un altro campioncino che ho qua, che è questo qui, e mi era piaciuto un sacco. Ho detto appena torna, cioè adesso vado a comprarlo, e poi ci ho anche chiuso in casa, poi ho preso il sole, mi ha cambiato il colore della pelle, quindi mi sembrava inutile, poi ho preso questo qua di Clinique per l'estate. Quindi adesso siamo tornati in inverno e sono andata a richiedere un altro campioncino da Pinalli per essere sicura che mi piaccia, che non mi dia irritazioni, perché questo è uno dei problemi più grandi che ho ultimamente. E non mi ha dato irritazioni, il colore è perfetto, la texture è bellissima, è l'Ultra Le Teint Velvet. Non si dirà così, ve lo lascio qua sotto. E la mia colorazione è la B20, se vi interessa, e lo strambo, cioè non vedo l'ora di uscire a comprarlo. Gli altri prodottini della base che in realtà uso da parecchio tempo sono il Burn This Way di Too Faced. Questo l'avrete già visto, rivisto, rivisto, rivisto nei miei video, ma io lo amo. La mia colorazione è Porcelain. Qua io le pronunce, bellissimo. E lo uso soprattutto per le occhiaie, perché invece in inverno, essendo molto più chiara, in questa zona qua sotto, sul mento, sulla fronte, tutte queste parti, faccio il contour cremoso con questo qua di Tarte. So che in Italia non lo vendono ancora, ma io credo che arriverà perché stanno arrivando parecchi prodotti di Tarte. Il mio in ogni caso è Light Sand. È troppo chiaro, cioè come correttore è veramente troppo chiaro. Io lo uso appunto per illuminare e fare il contour chiaro. Quindi niente, alla fine della fiera è un prodotto al quale non rinuncerei, mi piace un casino, e se arriva tardi in Italia lo ricomprerei in questa tonalità per fare la stessa roba. E vabbè, ovviamente proverei anche una colorazione più giusta da fare per corretto. Ma in che lingua sto parlando? Io non lo so, boh. E ne comprerei un altro del colore giusto per utilizzarlo come correttore. Ecco, ci siamo. Però intanto, top. E ora passiamo agli ultimi tre prodottini, che in realtà sono tutti di make-up a questo punto. E abbiamo l'eyeliner, questo qui, di NYX. Lasciate perdere che questa è l'edizione speciale di non mi ricordo cosa, l'avevo trovato in offerta. Comunque è l'Epic Ink Liner, quindi il classico, anche l'altra versione. Se non l'ho buttata, perché in realtà è scarica, ma io ho il vizio di non buttare mai niente. Vediamo. Eccolo qua, infatti ce l'ho. Ed è questo qui, cioè è la versione, questa qua di Capodanno forse, boh. Però è sempre lo stesso eyeliner, io lo amo, è in penna, così, ma con tutti i peletti. E questa è la tipologia che sinceramente amo di più. Ero partita con quello di Cat. Quello di Cat attualmente non mi piace, mi sembra un sacco grigio. Secondo me hanno cambiato la formulazione, perché quando l'ho preso la prima volta era super nero, quindi boh. Comunque, in ogni caso, questo è l'eyeliner. Poi il mascara della vita. Allora, non posso non dirvi che parte di questo acquisto è dovuta al pack esterno, perché è vero, però è anche vero che poi nel calendario dell'avvento ho trovato tanti altri prodotti uguali, molto belli, di marca, tutto quello che volete, e questo rimane il mio preferito. E sto parlando del mascara di Yves Saint Laurent. Ok, allora, io sono in fissa con la borsa. Vorrei la borsa, è finita che ho preso il mascara, perché il mascara costa 30-35 euro, adesso non mi ricordo, e potevo comprarmelo, quindi l'ho preso. Però l'ho provato prima di prenderlo, ho provato tantissimi mascara. Ho provato quello di Chanel, questo qua, cioè tutte le mini taglie, sono piena di mini taglie di roba che ho provato, anche solo per il pack.
Adesso volevo farveli vedere per farvi vedere che non minto, ma trovo solo quello di Chanel. E alla fine comunque era il mio preferito, mi piace un sacco, lo ricomprerei sì altre 200 volte, finito questo andrò a ricomprarlo. Nel mentre, già che ci sono, vi anticipo che invece questo qua di Pat McGrath, boh, che è comunque un brand super costoso, non piace, mi fa schifo, e quindi riconfermo il Saint Laurent, è il mascara top migliore che io abbia provato, insieme a questo qui che è Roller Lash di Benefit. Alla fine come prezzi siamo lì. E l'ultimo prodotto invece di oggi è questo qua. Lasciate perdere la colorazione. Questo è il Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon. La formulazione, i primi 3 giorni l'ho odiata. Ho detto questo fa cagare, non dura niente, come lo metto su secondo me va via. Lo sentivo troppo acquoso mettendolo. Cioè, ho detto, ecco, un altro acquisto inutile. Raga, è la formulazione che amo di più in assoluto nella vita. Non vedo l'ora di andare a prendere altre colorazioni. Devo andare al Carrefour di Limbiate, che dovrebbe essere il più vicino in cui c'è Wycon. Niente, lo amo. Cioè, sono passata dall'odiarlo all'amarlo. Questa era un'edizione limitata dei Simpson. E infatti, colorazione qua da un 152 mg. In ogni caso, se lo trovate, anche la colorazione è top. Quindi, niente, questi erano tutti i prodottini per oggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi scritti qua sotto quali sono i vostri prodottini preferiti, così magari vado a acquistarne e provarne qualcuno. E fatemi anche sapere se di questi prodotti che vi ho fatto vedere ce n'è qualcuno che amate anche voi, che avete anche voi nella vostra skincare o make-up routine di sempre. E io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!